Che idea avete avuto? L'orso muore, forse creiamo un candidato con le sembianze di un umano. Qualcuno di noi. No, secondo me deve essere un tipo italiano, cioè un tipo di italianità. Se può fa? Ciao a tutti, come state? Ciao. Tutto a posto? Eccoci arrivati. Le lancio da prestazione. No. Che è una festa! Ma non è una festa, è un ufficio! È una festa di Forza Italia! Vai, Vale! Non si fa sentire male. Ma come vedete è tutto pronto per scrivanie, i loghi sono quelli che conoscete, quindi... Ci manca qualcosa? L'orso. Ancora, basta! L'orso abbiamo detto che era morto, ci manca il candidato! Che sono quelle facce? Non avete mai visto un candidato in vita vostra? Vi presento Luca Di Ciaccio. Buongiorno. Veloce. E allora, qua ci siete voi, qua ci sono io che sono il candidato, ora dovrebbe esserci il paese di fuori. Siete qui per un preciso motivo, dovete far capire a questo paese quello di cui ha bisogno. Nel caso specifico, quello di cui ha bisogno, io sono pronto a darglielo. Come devo parlare, cosa devo fare, dove devo andare, come devo muovermi, cosa devo promettere, come devo far finta che le sto perdendo quando invece le vinco, come devo esaltare il popolo, come devo deprimere il popolo. Ma quali sono le cose che dovete sapere di lui per poter iniziare? Sono di un paese che sta nel centro dell'Italia, tra Roma e Napoli. Questo paese si chiama Gaeta. Io ho tentato di candidarmi a sindaco di questa città. Quale può essere la First Lady adatta al candidato? Sì, noi avevamo pensato, per coinvolgere il popolo, per fare una cosa che va adesso, di organizzare delle primarie della First Lady. L'importante è avere il consenso dei cittadini, anche senza partito. La First Lady ovviamente è importante che lui si presenti in qualche modo e quindi dovete lavorare alla sua presentazione, a raccontare chi è, a preparargli un intervento, un discorso introduttivo, un videomessaggio.